amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi siamo a Fano, alla Pinacoteca San Domenico, per il Gran Galà dell'Olio 2021. L'oro d'Italia e del Mediterraneo, meta dei maggiori produttori di olio. Protagonisti a questo evento, tra i più ambiti in quelli di settore, saranno l'olio di oliva, gli olivicoltori e naturalmente i frantoiani. Olea da sempre è al servizio dei produttori e dei consumatori. Da quest'anno Olea è una ABS, un'azienda di un'associazione per la promozione sociale. Questo a rimarcare il fatto che noi non abbiamo scopi di lucro e che nostra bandiera, oltre che la competenza che rivendichiamo, è la imparzialità del nostro giudizio e la obiettività del nostro giudizio. Il 2020 è stato un anno poco felice, se così si può dire, però quest'anno Olea ritorna in una maniera più incisiva e con tanta voglia di fare e di esprimersi e di far esprimere soprattutto i protagonisti. Ritorna con due premi molto importanti alla dedicati insomma alla memoria di due personalità. Ne vogliamo parlare? Assolutamente sì, perché questi premi sono la nostra storia. E un po' anche le nostre origini, soprattutto nel caso di Ettore Franca, che è stato il nostro fondatore e presidente fino a 5 anni fa e che purtroppo è scomparso anche lui causa Covid. Alla sua memoria quindi abbiamo ritenuto doveroso istituire il premio nazionale Ettore Franca, il primo premio nazionale Ettore Franca, che ovviamente verrà consegnato nelle mani della persona premiata dalla sua signora. La persona premiata è la preside dell'Istituto Cecchi di Fano, dove Ettore ha insegnato per tanti anni, per cui quello è diventato un po' la sua seconda casa. Il premio invece di più antica origine è quello ad Antonio Ricci, che è stato nostro vicepresidente, scomparso purtroppo 5 anni fa. Quest'altro assegniamo il quarto premio proprio per lo stop che abbiamo dovuto subire nel 2020 causa Covid. E in quest'annata il premio andrà a Luigi Caricato, che è un giornalista divulgatore dell'olio che ha sempre agito con assoluta imparzialità, oltre che competenza e professionalità. Vi accogliamo sempre a braccia aperte, perché meritate veramente col vostro lavoro, e poi lo dimostrano i premi che conquistate di anno in anno, poi in una campagna particolare, da un certo punto di vista, negativo, ma dall'altro di qualità eccezionale come quest'anno. Olea è l'evento delle eccellenze, ma anche dei grandi numeri, i numeri dei marchi, il numero degli assaggiatori e il numero naturalmente dei produttori che partecipano a questa ennesima iniziativa. In queste due concorsi, sono due concorsi insieme, l'oro d'Italia e l'oro del Mediterraneo, che coinvolgono tutti in questa giornata del Gran Gala dell'Olio, ha visto la partecipazione quest'anno di 350 aziende da tutto il Mediterraneo, soprattutto dall'Italia ovviamente, con 650 oli in gara, quindi più le aziende hanno presentato più oli, ma parliamo di quelle aziende più importanti, diciamo, del bacino del Mediterraneo, soprattutto, ribadisco, italiane, che si confrontano, che si presentano, che non hanno paura di avere il giudizio, l'autorevole ovviamente, non lo dico io ma lo dicono i produttori, del giudizio di Olea, della commissione di assaggio di Olea, che ho l'onore di dirigere da tanti anni, alla quale fanno parte assaggiatori che hanno esperienza di oltre 25 anni, quindi conoscono perfettamente di cosa stiamo parlando, è come avere un referto di un medico. Io diciamo, il referto lo fa il medico, non lo fa l'infermiere, con tutto il rispetto per l'infermiere e il medico. Noi ci paragoniamo in questo settore, piccolo ovviamente, quello che può essere l'olio, è un giudizio autorevole e quindi i produttori capiscono che comunque è un giudizio del quale vanno fieri e ce lo dimostrano con la loro presenza a questa manifestazione. Tra le 6 regioni, tra Sardegna, Umbria, Sicilia, Campania e Puglia, ci siamo anche noi marchigiani, quindi insomma è un motivo di orgoglio grande. Sì, ma non è da adesso. Gli oli marchigiani si stanno comportando benissimo ai livelli più alti italiani e da tanti anni, perché nelle Marche ci sono dei produttori molto seri, molto bravi, molto appassionati di questo prodotto, che tengono alto il nome delle marche olivicole, se vogliamo. Altri progetti?
progetti Olea ne aveva tanti, però quest'anno purtroppo col Covid non siamo riusciti a realizzare quello che avevamo in mente. L'anno prossimo sicuramente ritorneremo sulle nostre idee originali, che sono oltre a quello di coinvolgere personalmente le aziende, i produttori, anche con una fiera dell'olio. Noi vorremmo arrivare lì, quindi speriamo che con il nostro sforzo, con la passione dei produttori, con l'attaccamento dei produttori, con le amministrazioni che potranno darci una mano, avremo intenzione di far diventare veramente Fano il centro dell'olivicoltura per un weekend, per quanto riguarda i migliori oli d'Italia e della regione, con una mostra, non solo mostra, ma una mostra vendita, una fiera vera e propria, la primavera prossima. Quindi vi aspetteremo tutti a queste nostre iniziative, che si completeranno con degustazioni, assaggi, convegni e quindi aperte comunque al pubblico dei consumatori. Su base nazionale, Olea e naturalmente hanno la loro valenza le delegazioni territoriali. Onorevole, quale importanza hanno manifestazioni ed eventi come questa in un periodo particolare, insomma anche dal punto di vista economico, come quello che stiamo attraversando? Ma queste manifestazioni, questa in particolare, ha una importanza in sé che travalica anche qualsiasi emergenza e qualsiasi situazione contingente, devo dire. Sono stati tra l'altro molto bravi l'anno scorso a portare a termine in periodo di Covid la selezione prima che si chiudessero, diciamo così, le porte alla vita sociale, e quest'anno invece hanno mantenuto uno standard importante. E come tutti gli anni, da ormai oltre 20 anni, Fano è al centro di questo mondo particolare, che è quello di chi ama un prodotto della natura genuino, che arriva sulle nostre tavole senza intermediazioni, cioè dall'oliva arriva direttamente senza interpolazione di nessun tipo sulle nostre tavole. E in mezzo a questa interpolazione c'è l'uomo, c'è l'assaggiatore, c'è il cultore che capisce e apprezza le varie sfumature del prodotto naturale, però formato dalle mani di tanti uomini, di tante aziende. Ecco, questa è, diciamo così, è l'eccellenza che si sposa, quella della campagna, quella del prodotto, quella del produttore e quella del gruppo di assaggiatori che porta avanti questo incredibile senso dell'olfatto, della degustazione, del bello e del buono. Assessore, oggi si riuniscono i maggiori produttori di olio provenienti dall'Italia e non solo, ponendo particolare attenzione a quelli del nostro territorio. La regione crede e promuove manifestazioni come questa, per la quale ci sono in serbo delle novità. Può dirci quali? Oggi un'ottima giornata per i produttori e per l'agricoltura marchigiana. Dentro San Domenico, qui a Fano, si sta svolgendo l'Oro d'Italia, una grande premio nazionale, dove si fa selezione, si riconoscono i meriti e il lavoro di questi grandi produttori italiani, ma noi siamo marchigiani e tifiamo per le Marche, e devo dire che sicuramente il fatto di avere intestata una grande campagna di selezione che diventa un premio, un riconoscimento, significa creare cultura dell'olio, creare capacità di selezionarla e di conoscerne la qualità. Questa è la vera sfida, perché l'olio extravergine di oliva ovviamente è un prodotto
che è talmente generalista e generico ormai per il consumatore che riuscire a coglierne le differenze, le qualità, le percezioni, gli odori, i sapori è qualcosa di importante. Infatti qua si confrontano tanti assaggiatori di olio che hanno sviluppato delle competenze olfattive e gustative che riescono a riconoscerne la qualità. È chiaro che al di là della presenza e della premialità, quello che conta è dare seguito ad una vera volontà di far crescere questo settore, che nelle Marche è molto importante. È molto importante sia come produzione agricola che come filiera, perché abbiamo nelle Marche anche la più grande azienda di produzione di macchine per il frantoio, quindi è una regione che è fortemente vocata alla produzione di olio, quindi abbiamo tutto l'interesse a far crescere questo settore e a esserne leader. Pertanto cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di riuscire a raggiungere le altre regioni che su questo forse hanno fatto qualche passo in avanti, facendo una legge sull'olio turismo, che permette cioè di fare diventare la produzione agricola dell'olio anche un'occasione per fare turismo, quindi per far conoscere a avventori e turisti le nostre aziende, farli dormire, farli degustare i nostri prodotti agricoli, fare in modo che questa eccellenza venga anche riconosciuta come movimento turistico. Quindi credo che questa sfida sia molto importante. Inoltre la Regione Marche non aveva mai inserito Olea dentro la promozione enogastronomica, credo che sia il momento di farlo, perché al di là di venire qui a ringraziarli bisogna anche concretamente stargli a fianco e fare in modo che non si disperda questo patrimonio che esiste da molto tempo nelle Marche e che è, diciamolo, merito dell'attuale presidente, di tutto il suo consiglio, ma soprattutto del professor Franca Ettore, che ha creduto in tanti anni in questa qualità, in questa capacità di selezionare, di far conoscere le differenze, e le differenze, che sono anche una cosa tipica delle Marche, sono la nostra eccellenza. Fano appoggia e promuove Olea, naturalmente, che è motivo di vanto per Fano, per tutto il territorio e sicuramente un punto importante anche per il rilancio della città e per il turismo. Appoggia, promuove e la vuol fare anche crescere. E veramente questo progetto è partito da lontano, ma negli ultimi anni con Olea ci siamo detto che abbiamo bisogno sia di capire quali sono i migliori produttori italiani di olio, e questa è veramente una bellissima manifestazione che tra l'altro quest'anno detta un po' al rilancio, perché l'anno scorso non si è potuta realizzare per vari motivi, tra l'altro fatta in un luogo della cultura fanese veramente fantastico, unico, con delle opere culturali di grande pregio, e proprio qui anche parliamo non solo di cultura proprio in senso stretto, ma anche di cultura enogastronomica. Quindi tanti produttori che vengono qua, le premiazioni per i migliori oli d'Italia, ma premiazioni anche di livello internazionale, ecco la volontà, come dicevo prima, di far crescere la manifestazione e di portare anche i produttori lungo la città con dei mercatini a presentare i loro prodotti, a far toccare con mano quella che è una forte tipicità enogastronomica italiana, ma sicuramente del nostro territorio, noi che siamo nell'areale dell'olio DOP. Le tipicità enogastronomiche nel nostro territorio sono fondamentali per far crescere le economie, per far crescere il turismo. Ecco, con questa manifestazione vogliamo fare questo, vogliamo accendere i riflettori su un territorio che ha fatto della cultura contadina il suo must, l'agricoltura è veramente nel DNA nostro. E questo è un prodotto figlio appunto di questa cultura che abbiamo e che dobbiamo trasmettere. Ecco, per cui non possiamo che crederci, spingerla e farla crescere. Quest'anno Olea ha un nuovo partner, insomma un partner che ha creduto in questa manifestazione, quindi che cosa ti ha spinto a scegliere questo evento? Beh, diciamo che noi come Pieralisi siamo la società leader nella produzione delle macchine per i frantoi e quindi per tutte le macchine olearie, quindi è chiaro che noi ci rivolgiamo ai frantoiani, che quindi sono i produttori fondamentalmente dell'olio,
e quindi partecipare a queste manifestazioni, avere un partenariato tecnologico con queste società, con queste associazioni, diventa fondamentale per creare il link tra l'azienda e poi e quelli che sono gli usufruitori finali, no? Quindi è chiaro che diventa fondamentale avere sempre una maggiore connessione con i nostri clienti, e questa è una delle occasioni per cui lo facciamo e crediamo in queste opportunità. Siamo con Alessandra dell'azienda Augusto De Martini con un premio straordinario, primo assoluto di tutte le categorie. Te lo aspettavi? Assolutamente no, è stata una sorpresa. Non è la prima volta che ho un premio in quest'ambito. Ero emozionata la prima volta, adesso sono ancora più emozionata di prima, perché è stata veramente una sorpresa, anche perché questo è un premio che io vinco con il mio blend, il Sacrum Blend, che di solito tra gli esperti è considerato sempre un olio di serie B. Non si capisce perché gli oli buoni devono essere necessariamente monovarietali. E invece questo è un olio che mi sta particolarmente a cuore, perché è l'olio della mia infanzia. Io ho ereditato questo oliveto da mio padre. Io non facevo l'olivicoltore prima, facevo l'architetto. Poi mi sono trovata tra questi olivi e ho detto: adesso che si fa? Si rifà l'olio come lo faceva papà quando io ero piccola. E allora mi sono molto impegnata per riproporre quei sapori che io sentivo, una sorta di ricerca del tempo perduto di Proust, che cercava sapori e ricordi nei sapori. E quindi sono 8 anni che mi impegno per ottenere dei risultati di qualità utilizzando metodi tradizionali, e sembra che ci sia riuscita finalmente. Terza classificata al concorso Italia, seconda classificata al concorso Mediterraneo, l'azienda agricola Guerrieri, nome arcinoto nel territorio, quindi congratulazioni in primis. Grazie, gentilissimi, grazie. Sicuramente motivo d'orgoglio per lei, per la sua azienda, ma sicuramente per tutta Fano, perché è un'azienda nostrana. Ci racconta un po' come è andata questa esperienza? Ma diciamo che, come lei ha sottolineato, siamo particolarmente emozionati e soddisfatti, perché ritirare questo prestigioso premio a Fano, nella nostra città, oggi poi il giorno del nostro patrono, è veramente, sembra una magia o altro. Niente, penso che dobbiamo sottolineare l'importanza di questo concorso, dobbiamo sottolineare l'importanza che Ole ha nel cercare di divulgare la conoscenza tecnica, professionale, che molte volte a noi produttori manca. E l'avvicinamento che Olea ha nel mondo, con il mondo dei produttori, ha dato la possibilità a noi agricoltori di migliorare le nostre qualità, di capire la strada che dobbiamo percorrere. Quindi essere qui per ritirare questo premio è veramente una grandissima gioia. A chi lo dedichiamo? Lo dedichiamo a tutti i nostri collaboratori, anzi una doppia dedica, se mi è permesso, lo dedico a tutti i nostri collaboratori e a Ettore Franca, che è stato il nostro maestro, che ci ha lasciato l'anno scorso, però per noi rimarrà sempre faro e di grande riferimento. L'azienda si chiama Ugliara Baiocco, si è aggiudicata il terzo premio del concorso mediterraneo per gli oli biologici, ed Esther è la presidente dell'associazione produttori dell'olio dell'Istria. Quindi insomma abbiamo tante cose oggi da dire. Innanzitutto l'importanza di questo premio in un'epoca dove si parla tanto di bio, quindi ricevere un riconoscimento significa che l'olio è assolutamente di alta qualità e fatto con tutti i criteri necessari. Certo. Noi, buonasera a tutti, io sono Esther Geisa Giuric, a parte che sono la direttrice del nostro frantoio, sono anche presidente di un'associazione agroturiste di Voglia Andignano in Istria, e sono molto orgogliosa di aver ricevuto questo premio, ma come anche tutti i nostri produttori si sono classificati molto in alto, diciamo, in questa premiazione, e quindi lavoriamo molto. Il biologico è molto importante perché praticamente si seguono le tendenze, ma anche bisogna insomma
stare attenti alla nostra terra, perché con i nostri pesticidi e tutto possiamo distruggere tutta la nostra natura, quindi siamo proprio orientati a andare sul biologico. E oltretutto, come presidente di questa associazione, avrà avuto anche un occhio di riguardo particolare per il prodotto che propone, proprio in un'epoca in cui molti oli passano per bio quando poi bio non sono. Certo, noi siamo molto restrittivi per quanto riguarda il biologico, abbiamo molti controlli e soprattutto posso dire che in questa associazione i giovani seguono proprio questa tendenza, vogliono tutti il biologico. Poi in Istria, anche per i fondi europei, come regione andiamo proprio a seguire il biologico in tutti i campi, ma specialmente nell'olivicoltura. Siamo con Salvatore Moffa, che quest'anno si è guadagnato un secondo classificato al concorso Italia e un secondo classificato al concorso Mediterraneo, un produttore pugliese che viene da anni a Fano, che partecipa anche ad altre serate come per esempio quella del Baccalà, insomma un habitué, un affezionato della nostra città ma anche di Olea. Questi due premi come sono andati? Soprattutto te li aspettavi? Allora... Olea per la mia azienda rappresenta un punto di arrivo dove ci possiamo confrontare diverse aziende e locali a livello regionale, nazionale e anche a livello internazionale. Olea rappresenta un riferimento per confrontare il nostro prodotto con il prodotto di altri e siamo contenti di essere vincitori nelle diverse edizioni. Bene, e quest'anno per quanto riguarda la produzione di olio e di oliva, perché si sa che la Puglia è famosa tra le altre cose anche per i suoi ulivi, com'è andata? Allora, la produzione quella scorsa è stata discreta, questa futura non sappiamo, anche per gli eventi climatici come qua nelle Marche che c'è molto caldo, quindi non sappiamo fino al raccolto che cosa ci può aspettare, ma i presupposti sono abbastanza buoni. Sono doppiamente contento perché il premio ricevuto da Olea mi onora. L'impegno di Olea è noto a tutti. E quello che a me spiace di Olea, di questa scuola di assaggio, che loro vivano di passione. Il lavoro che loro fanno è così importante che non devono vivere di passione, devono anche guadagnare. Per un motivo semplice, perché il riscontro economico significa dare dignità a tutto l'impegno che viene profuso. Ed è un errore anche questo, un'altra grave colpa italiana, non valorizzare questo impegno e ritenerlo marginale quando invece ha una centralità non indifferente. Ecco perché sono molto contento di Olea. In apertura abbiamo parlato di due premi particolari in questa edizione di Olea, due premi speciali, uno dei quali è stato proprio consegnato al direttore ed editore di Olio Officina e si tratta del premio, quarto premio nazionale, Antonio Ricci. Sono molto contento di aver ricevuto il premio Antonio Ricci. Il mio lavoro da giornalista e da editore è un lavoro molto delicato, perché in questo periodo naturalmente l'editoria è in una fase di grande crisi, tanto più poi una editoria rivolta al mondo dell'olio. È un premio che io riconosco molto importante perché c'è bisogno di sdoganare un po' l'agricoltura, di renderla popolare, ma non come qualcosa che rimandi al passato, ma proiettata al futuro, perché l'agricoltura è, come al pari di tante altre manifestazioni, realtà economiche, molto importante e decisiva per il paese. Il rilancio nasce proprio dall'agricoltura. Per noi il professor Ettore Franca è stato un grande uomo. Io l'ho conosciuto principalmente come ex professore e mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato a amare la terra, a capire l'importanza dell'ulivo, tutta la filiera corta. Grazie a Ettore, è stato un grande uomo.
il primo premio nazionale Ettore Franca invece è stato consegnato all'Istituto Cecchi e siamo qui appunto con la vicepreside della scuola. L'Istituto Cecchi ne è veramente onorato, ringraziamo Olea che ha voluto dedicare questo premio all'istituto ritirato dalla persona della dirigente scolastica Donatella Giuliani, alla scuola che è stata la scuola di Ettore Franca e in primo luogo anche la casa, perché Ettore nacque proprio nella casa subito sopra Villa Caprile e sappiamo che la sua infanzia la passò a Villa Caprile, studiò lì, fu convittore, alunno, divenne poi docente e tutta la sua carriera da professore la svolse proprio nel nostro istituto. Anche poi in seguito, anche dopo che era andato in pensione, lui ha continuato ovviamente a essere vicino alla scuola, agli studenti e dopo aver fondato Olea ha continuato con i corsi per gli assaggiatori di olio tenuti nel nostro istituto per i nostri alunni, quindi è rimasto sempre molto vicino, molto attaccato alla scuola. La scuola gli è particolarmente riconoscente non solo per tutti i suoi preziosi insegnamenti, per la sua stima, la sua amicizia, ma anche perché lui, così profondamente legato a Caprile, negli ultimi anni aveva dedicato a Villa Caprile proprio un libro storico con tutta la storia, raccontando la storia della famiglia Mosca, di Villa Caprile, dei suoi giardini, e noi quel libro lo abbiamo ancora e ci serve così per preparare anche i nostri studenti come guide durante l'estate per i numerosi turisti che affollano la villa e i giardini. Quindi siamo davvero felici e onorati di aver ricevuto da parte di Olea il primo premio dedicato ad Ettore Franca. Grazie.